Ora, nel 2011, nasce un altro volume di Aretusa ed altri versi. Dal titolo si evince che la ninfa Aretusa, questo mito, sia stata fonte di ispirazione per le sue poesie, però ovviamente c'è tanto altro. Direi di sì, c'è la vita comune, c'è la quotidianità, ovviamente ci sono gli studi che involontariamente rifluiscono e c'è proprio questo profondo amore, per questo profondo rispetto per la vita che poi esprime la poesia, anche attraverso una poesia che non necessariamente sia d'impegno, ma che possa trarre linfa vitale proprio dal quotidiano, soprattutto dalle motivazioni che ci rendono veramente, diciamo così, attivi, migliori, operosi nel reale e in questo vincenti nella nostra quotidianità. Come nasce la sua passione per la poesia? Nasce in una maniera molto istintiva. Non ho mai desiderato scrivere poesie, mi sono autocensurata dai 15 agli anta e poi ho riscoperto in me questa linfa, che però si esprime anche in altre modalità, e ho sentito che poteva anche essere fonte di riscontro per il vissuto di altra gente. Non nasce in maniera ambiziosa, però nasce da sola. Devo ammettere, quando mi chiedono, l'altra volta in una scuola lesca mi è stato chiesto come si scrivono poesie, ho risposto in una maniera così prosaica che dura, nessuno ci prende con la rivoltella, e anche questo è una forma di amore, di ricerca, perché la poesia ha anche questa dimensione euristica, vivificante del reale. Adesso che mi accosto alla lettura della poesia, perché segui Poeti Apolesi da qualche anno ormai, da quando frequento la città, anche per motivi di lavoro, la poesia di Paola Liotta perché? Perché la vedo come un abito in grado di adattarsi alle esigenze di ciascuno di noi. Non è una poesia ermetica, lo è solo a tratti, e ti dà la chiave per entrare poi nell'animo di ciascuno di noi, quindi è un qualcosa da tenere in maniera comoda, accanto a sé, sul comodino, e da rileggere. Perché la ritmica che possiede la poesia di Paola è una ritmica sincopata, e lei insiste molto sul concetto del tempo, sulla dilatazione e sui motivi che l'hanno spinta a scrivere. Secondo me il tempo è uno dei baricentri, uno dei pilastri della sua poesia, non è soltanto l'assenza, di cui stasera sicuramente si parlerà ed è riferita alla perdita di una persona cara. All'interno ci sono tutte quelle tematiche che ciascuno di noi, ripeto, può a cui può attingere per ritrovare una parte di se stesso.